Grazie signori, grazie signore, grazie a tutti per la partecipazione, facciamoci un applauso. Avevamo chiesto alla città di Milano il sole, ma purtroppo non siamo riusciti, però grazie lo stesso per diciamo, aver accettato diciamo, di fare a piedi l'ultima parte, perché credo che molti di voi hanno camminato per venire fino a qui. L'evento è l'evento annuale che Mix fa, è molto atteso. Oggi più che mai questa incontro-riunione è importante. Ci saranno molti temi che verranno trattati e do inizio a un primo videomessaggio di saluto da parte del nostro sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie a Mix, al suo presidente Alessandro Talotta e al suo team per l'organizzazione di Salotto. Questo appuntamento si è affermato come uno dei momenti di maggior rilievo a livello cittadino, possiamo dire anche nazionale, per discutere sul futuro del settore delle telecomunicazioni. Quest'anno Salotto è molto atteso. Il vostro programma, incentrato su crisi energetica, data center, cloud, e le opportunità del Next Generation EU, coglie con attenzione le principali priorità degli operatori delle TLC, così come delle istituzioni. Il vostro mondo è al fianco del nostro per vincere insieme le sfide della transizione energetica e di quella digitale. La nostra città è sempre più al centro della trasformazione guidata dalle nuove tecnologie, anche grazie alla spinta fornita dal Board per l'innovazione tecnologica che ho affidato a Laila Pavone e la recente Digital Week è stato un successo che ci dà ancora più determinazione nell'accelerare la digitalizzazione al fine di migliorare i servizi di pubblico e privato. Spero che da Salotto 2022 possano arrivare alcune idee e progetti da mettere a terra con concretezza, con la concretezza che caratterizza la nostra città. È il tempo del fare e questa è la città del fare. Milano guarda quindi con curiosità, attenzione alle sinergie che Salotto saprà moltiplicare. A nome dell'amministrazione vi invio un caro augurio di buon lavoro e una felice anche permanenza nella nostra città. Bene, grazie. Grazie al sindaco, aiuto. Grazie al sindaco Beppe Sala. Doveva essere qui, ma impegni ovviamente istituzionali l'hanno trattenuto. Allora, credo che il messaggio di Beppe Sala sia molto importante, quindi la pubblica amministrazione che guarda con molta attenzione, sollecita la giornata a che ci possano essere degli stimoli importanti, soprattutto dal punto di vista della collaborazione privato e pubblico, quindi ne parleremo durante la giornata. Allora, noi abbiamo come protocollo ovviamente il ringraziamento dagli sponsor. Partirei con i Platinum e quindi vi chiederei anche un applauso, perché comunque è uno sforzo che fanno questi sponsor per cercare di creare eventi come questo e di essere presenti. Fiber Telecom. I Rideos. La Quadria, Retelit. Allora, a seconda del livello di applausi si capisce la simpatia o l'antipatia dell'azienda, però siete stati abbastanza equi, devo dire. Rideos è andata bene, Retelit, però La Quadria mi sembra che abbia vinto. Fiber Telecom no? Ah, ok, va bene. Sponsor Gold, Eolo Wholesale, Fastweb, NetScout, Retien. Ok, adesso per i silver diciamo Alturna, Aruba Enterprise, Data4, Data4Med e TWT. Bene, la giornata è lunga, vi ho già fatto i ringraziamenti per la vostra presenza. Allora io prendo e rubo solo 5 minuti per dire che questo è stato un anno molto importante, un anno di molto dinamico e anche molto difficile sotto certi aspetti. Avete visto il titolo
guarda, cioè invita tutti a guardare oltre la prua, cioè significa sostanzialmente che questo mercato, sia nei periodi di grandi crisi che nei periodi di grande, diciamo, spinta e boost economico, ha sempre riservato per l'innovazione, per la costruzione, per diciamo, la crescita, investimenti molto importanti, ed ha continuato, nonostante il mercato sia stato ciclico o abbia avuto dei problemi alle volte molto importanti, tipo la crisi del 2008, adesso abbiamo la crisi energetica, abbiamo il picco dell'inflazione che ancora non è stato raggiunto, però questo mondo continua a investire. Perché continua a investire? Perché i servizi su cui poggia l'infrastruttura di telecomunicazioni sono servizi che vanno al di là del problema specifico contingente che si sta realizzando, per esempio, in quel momento storico economico. Cioè i servizi del mondo delle telecomunicazioni guardano almeno con un fronte di 10-20 anni. Cioè oggi quando ci sediamo ad analizzare i nostri business plan non guardiamo cosa succede nel primo quarter o nel secondo quarter, noi guardiamo quello che potrebbe essere la crescita della domanda dei prossimi 10-20 anni. E questo lo facciamo in qualsiasi settore, dall'infrastruttura ai data center, allo sviluppo software, alle reti fisse, alle reti mobili. Una impalcatura, cioè una base, pilastri di crescita economica dove tutto questo viene realizzato grazie a voi. Quindi fatevi un grandissimo applauso perché siete voi l'economia che tira. Come avete notato, Sala è interessato a che venga fuori qualcosa di importante dalla discussione che faremo oggi, ma significa sostanzialmente che quante volte noi abbiamo provato a presentare dei progetti verso il pubblico, far capire che il nostro contributo allo sviluppo del paese è enorme, cioè noi siamo contributori, quasi i primi contributori della crescita economica e del PIL quando si parla di digitale, quando si parla di infrastruttura, quando si parla di telecomunicazioni, di chiamate video. E quindi questa cosa qui noi la dobbiamo sentire come una grande responsabilità. Mix in questo, nel suo piccolo, cerca appunto di contribuire, cerca di spiegare, cerca di far capire che le istituzioni devono guardarci con molta attenzione, soprattutto avere, come dire, quella sensibilità per capire che non è solo un tema di rendimento economico, finanziario o di far tornare i numeri, cioè noi lo facciamo perché comunque nel patto di crescita economica del nostro paese in questo caso, ma comunque nel nostro riferimento di vita quotidiana, sappiamo che quelle sono cose importanti. L'abbiamo dimostrato quando c'era il Covid, l'abbiamo dimostrato quando c'era da prendere mano a realizzare delle cose che sembravano impossibili. Quindi siamo stati anche, come dire, pionieri quando si dovevano risolvere dei grandissimi problemi di progettazione. Ecco che il mondo delle telecomunicazioni con i satelliti è intervenuto per cercare anche di localizzare e di fare in modo che il problema fosse risolto in tempi rapidi. Basta pensare anche al monitoraggio che facciamo del nostro territorio, che si distrugge ogni volta quando ci sono delle inondazioni. I satelliti danno un contributo enorme, quindi anche tutto questo mondo di dati e di trasmissioni, questo aiuta. Aiuta anche il fatto che quando noi vogliamo parlare di sviluppo tecnologico, non lo facciamo in maniera così, giusto perché ci piace fare un investimento e basta. Lo facciamo perché vogliamo rendere efficiente il modello. Vogliamo che questo possa costare il meno possibile, a beneficio ovviamente dei clienti, a beneficio in generale del settore economico che è orizzontale, perché noi siamo ovviamente a servizio di tutti i settori. Quindi il vostro contributo risulta fondamentale nel momento in cui decidete di interconnettervi in un ISP, risulta fondamentale quando decidete di diversificare le vostre reti, e risulta fondamentale quando usate molta trasparenza nei confronti dei clienti che comprano i vostri servizi e hanno bisogno appunto di capire esattamente come comportarsi o quello che devono utilizzare. Quindi è un trust, quindi il modello delle telecomunicazioni, il nostro mondo deve sempre dimostrare di essere affidabile.
E noi siamo qui anche per questo e ci incontriamo per ragionare di questi temi. Grazie, grazie, spero che la giornata per voi sia molto importante anche da un punto di vista creazione di nuovi business. Cedo la parola a Enrico Pagliarini e vi saluto e ci vediamo più tardi. Grazie.